Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, vi voglio portare adesso a conoscere quello che è un semi-integrale di quelli che ha destato un po' le mie curiosità, non tanto per le dimensioni, che insomma siamo a 7,20 m, quindi siamo in un veicolo di dimensioni un po' fuori rispetto alla mia norma, ma per la sua qualità degli spazi interni, abitabilità, ecco, diciamo così, la vita a bordo del veicolo. Sono in casa, rimaniamo in casa a Rapido. Siamo da Lusso Caravan perché mi sono fermato qua e sto curiosando un po' tra i loro veicoli nuovi. Sapete, ho questa brutta abitudine, vizia di voler curiosare un po' per vederli con calma, non essendoci molte persone, quindi riesco a raccontarveli con più di facilità. Seguitemi nelle prossime immagini e saliamo a bordo e scopriamolo. Allora, parliamo di un Rapido 686, 7,20 m di lunghezza, 2,89 m di altezza, insomma parliamo di un veicolo che, come vedete dal prezzo, costa 61.900 euro e ha un sacco di accessori già di serie, come frigorifero a 142 litri, la stufa boiler Truma C4 con il CP Plus, il letto posteriore regolabile in altezza, regolabile elettricamente, e poi insomma una serie di altre dotazioni come comprese nel pack Sailet. Vedete che ci sono alcune dotazioni a parte che hanno un costo rispetto a quello che è il prezzo suo di serie di partenza. Entriamo un po' a bordo così lo andiamo a scoprire e vi racconto perché io amo molto questo tipo di disposizione, ma soprattutto anche perché mi ha colpito. Allora, intanto, salendo a bordo, subito di fronte si ha il piano cottura, che è estremamente comodo perché è ad angolo, perché ha un lavello che vedete che è di forma rettangolare profondo, con un miscelatore a tal punto alto da poter, come il classico, riempire la pentola per far la pasta. Poi ci sono una serie di accessori che sono estremamente comodi in cucina, come il porta Scottex, piccoli ripiani dove poter mettere i famosi condimenti in cucina, un piano d'appoggio prima del piano cottura e il piano cottura che è diviso in due sezioni, in modo tale che, classico, al mattino ti fai la caffettiera per il caffè e qua lo utilizzi ancora come piano d'appoggio per metterci le due tazzine, per esempio, e poi ancora un piano d'appoggio qua all'angolo dietro al lavandino. Nella parte destra c'è la dinette che, a differenza di altri suoi gemelli, concorrenti, eccetera, non offre un divano laterale molto pronunciato, ma due divani che sono perfetti per due persone, quindi una dinette ideale per quattro persone, con un tavolo apribile a libro altrettanto comodo per quattro persone, come vedete. Quindi non si va a sconfinare in una dinette da sette persone, da sei, no, una dinette pura, sparata da quattro persone, però molto molto comoda negli spazi. E poi sopra la dinette ovviamente abbiamo il matrimoniale, che è basculante, che scende con i due pensili ovviamente sotto, sopra i due sedili che diventano poi fronte marcia per guidare e nel caso di viaggio, e invece nel caso di dinette dove mangiare si diventano semplicemente la classica dinette face to face, che si chiama così, cioè una persona di qua e una persona seduta di qua con gli altri due ospiti nel sedili girevoli della cabina. Questa è nella parte destra del living, quindi salendo a bordo, mentre se giriamo le spalle, nella parte centrale abbiamo la cucina e da questo lato invece, di fronte alla cucina, il frigo con il freezer sotto, con il cestello estraibile estremamente ampio nelle dimensioni, e poi si sviluppa la parte posteriore. La parte posteriore ha sulla destra la cabina doccia, che è estremamente ampia, comoda, con la colonna attrezzata, col suo bel sali e scendi e un oblò per togliere l'umidità dopo la doccia. E poi invece di fronte alla cabina doccia c'è il bagno, che si divide con una porta, come vedete questa, che facendola ribaltare diventa un ambiente completamente separato dalla zona anteriore. Bagno che ha un lavello di dimensioni quasi casalinghe, con un miscelatore casalingo, è un bagno molto comodo negli spazi, come vedete, accessoriato con degli specchi che sono utilissimi
nel caso si utilizzi insomma, per fare la barba, per intenderci, ecco, piuttosto che le utenze classiche in bagno. E poi, cosa fondamentale, ha una serie di ripiani dove poter mettere asciugamani e oggetti fermati. La parte invece in coda del camper si sviluppa con la camera da letto. Camera da letto che ha questo letto centrale con la sponda ribaltabile, ma che se io giro la telecamera si divide con una copertura e due ante scorrevoli per creare a tutti gli effetti una camera da letto completamente isolata rispetto al vano anteriore. Quindi, insomma, per essere pratici abbiamo una porta scorrevole, la porta del bagno, quindi assolutamente la camera da letto sarebbe completamente separata dalla zona cucina dove magari ci sono due amici che giocano a carte. E quindi in questo caso non si vorrebbe assolutamente essere disturbati. Mi piaceva farvelo vedere perché è vero che le dimensioni sono molto diciamo abbondanti, molto grandi per un semi-integrale, però ha un letto posteriore con una camera da letto molto comoda negli spazi. Un bagno diviso nella camera da letto che crea un ambiente completamente separato, una doppia porta tra la camera da letto e la cucina dove siamo noi, e poi la cucina è strutturata non come altre occasioni, altri veicoli che danno un living con dei divani molto ampi. Questi divani sono due divani singoli che si trasformano nel sedile di passeggero, ma che offre una dinette compatta per quattro persone. Bene, insomma, per questo è tutto. Io sono sempre di qua, dall'altra parte della telecamera. Mi piace farveli vedere quando mi incuriosiscono. Lo trovate alla Lusso Caravan a Cuneo. Fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti.